Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. È tanto che non ci vediamo. È il 2019, ho appena compiuto 19 anni e sì, sarà un mesetto che non posto video, anche di più, perché scusate, ma ho avuto veramente una sessione terrificante, non sono riuscita a filmare niente. Ho i capelli rosa, questa è una grande novità, li ho fatti ieri, tra l'altro, e mi piacciono veramente molto. Il video di oggi, come potrete vedere dal titolo, sarà un video riguardante il colore del 2019, che si chiama Living Coral, ed è stato deciso da Pantone, come sapete, ogni anno dice quale sarà il colore dell'anno successivo, dell'anno in questione. A me piace veramente tanto questo colore, e oltretutto anche molti vestiti che sono più o meno di questa tonalità. E in questo video vi dirò sia come realizzare questo trucco, sia alcuni prodotti aggiuntivi con cui appunto potete realizzare questo trucco o anche trucchi simili sempre in questa tonalità di colori. E niente, scusate veramente l'assenza, mi farò perdonare, ma veramente non ce l'ho fatta proprio a filmare niente. E direi che possiamo iniziare. Allora, iniziando dagli occhi, così se c'era il fallout si pulisce facilmente e utilizzo un correttore, questo qui è il Born This Way Multi Use Sculpting Concealer nel colore vanilla e lo utilizzo appunto come primer. E lo fisso con una cipria, questa qua è la cipria di RCMA che ho preso su Beauty Bay ed è tantissima e costa veramente poco considerando che è così tanta e mi piace un sacco. E fisso appunto il correttore. Allora oggi come palette ne utilizzo due. Questa qua è la BH Cosmetic Weekend Festival, molto molto carina, tutta piena di colori. E l'altra è la mia solita Dream Street di Colourpop. Ci sono moltissime palette che potete utilizzare per replicare un po' questo trend appunto del Living Coral. Bellissimo secondo me è la Just Peach di Too Faced che mi avete visto usare tantissime volte. La mia è rotta perché mi è caduta, però fa niente. E poi secondo me bellissima è la palettina della linea di Huda Beauty di queste qua piccoline, che è la Coral Obsession, mi pare che si chiami, che è bellissima e mi vorrei comprare, ma oggi volevo farvi vedere come si può fare un po' questo trend, come si può replicare senza avere una specifica palette, ma utilizzando un po' dei colori che avete in giro, insomma. Allora, iniziamo utilizzando questo colore qua, che è un colore pesca, che si chiama Candy. Con un pennello a setole molto larghe, questo qua è il Morphe E23, e lo applico nella piega e un po' su tutta la palpebra perché sarà uno dei nostri colori principali. Allora, volevo chiedervi come siete messi a serie TV? Allora, io ho guardato Sex Education, mi è piaciuto tantissimo. Anche perché io adoro Asa Butterfield, è uno dei miei attori preferiti. E mi è piaciuta veramente tanto, fa morire da ridere. Poi sto guardando Riverdale perché, visto che l'ho iniziato, mi sembra giusto finirlo. Anche se in realtà mi sta lasciando un po' perplessa. Secondo me la sceneggiatura è un po' peggiorata. Ci sono come dei salti temporali che non si spiegano molto, sinceramente. E poi sta diventando un po' paranormale. Anche se l'ultima puntata che c'è stata mi è piaciuta molto e si sta iniziando un po' a spiegare cosa sta succedendo e sta diventando un po' meno paranormale forse, quindi magari mi sta ricominciando a piacere. Speriamo che non sia solo una cosa transitoria di una puntata. Ora utilizzo questo colore qua della Dream Street, questo rosa acceso corallo bellissimo che praticamente è Living Coral, che si chiama Spark, e lo utilizzo con un pennello un po' più piccolino, questo qua è il 231 di Zoeva, e lo applico partendo dall'esterno e andando verso l'interno. E ora riprendiamo Candy, il color pesca, per sfumare bene i contorni. Poi ieri sono andata a vedere Glass e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Io adoro James McAvoy, penso che sia veramente strepitoso. E se vi piacciono i film di quel genere, un po' thriller, vi consiglio veramente la trilogia. Il primo, così così, c'è cioè Bruce Willis, vabbè, ci sta. Split, meraviglioso, forse il più bello dei tre. E Glass è molto bello perché è come se fosse un po' l'incoronamento, fa capire un po' tutto. Allora, adesso passiamo a utilizzare Magical, che è questo oro molto molto chiaro. E lo applico con un dito un po' su tutta la palpebra, anche se arrivo soltanto a metà, perché voglio che si veda molto questo rosso corallo.
E poi utilizzo Trixie, che è questo colore qua, che è una sorta di oro champagne un po' più chiaro, e lo applico praticamente nello stesso punto, però concentrandomi ancora più verso l'interno dell'occhio. Poi utilizzo questo colore qua che si chiama Elfish, che è un marrone molto scuro anche con un sottotono rossastro, e lo utilizzo con questo pennello qui, bellissimo. Il mio ragazzo mi ha regalato un set di pennelli a forma di bacchette di Harry Potter. Questa qua penso che sia la bacchetta di Harry. E utilizzo appunto prendendo un po' di marrone e applicandolo sulla rima superiore. Allora, direi che si può passare al viso. Allora, utilizzo come primer il mio solito fantastico primer, che è il Becca First Light Priming Filter. Mi devo comprare un primer nuovo perché oltretutto questo qua sta finendo. Come sapete mi piace moltissimo perché è luminoso e io ho la pelle secca. Poi passo adesso al correttore. In questo periodo sto usando il correttore prima del fondotinta perché trovo che in questo modo si usa meno fondotinta e la pelle risulta più naturale. Applico quindi sempre lo stesso correttore, il Born This Way, zona occhiaie, un po' sul mento, due dei rossori praticamente. E lo sfumo con questa spugnetta di Real Techniques che è praticamente morta. La sto tenendo in vita per una grazia divina e va buttata perché fa abbastanza schifo. E ora utilizzo il fondotinta. Questo qua è L'Oréal Paris Accord Parfait nel colore 3.5N, che è leggermente scuro per me al momento, ma ce lo facciamo andare bene. Poi fisso un po' la zona correttore con la cipria per evitare che vada nelle pieghette. Utilizzo sempre la stessa cipria di prima. Volevo chiedervi, vi interessa che io faccia una recensione del nuovo correttore di Fenty? Perché mi piacerebbe provarlo, anche se a me il fondotinta personalmente non è piaciuto perché è troppo secco per il mio tipo di pelle. Però non sapevo se vi interessasse che facessi la recensione del correttore. Poi passiamo al bronzer, utilizzo il mio solito bronzer di Too Faced, questo qui è il Too Faced Sweetheart Bronzer. Che, boh ragazzi, cioè mi spiace, mi devo comprare un nuovo bronzer perché mi sa che sarete stufi di me che utilizzo sempre questo. Poi mi faccio adesso velocemente le sopracciglia utilizzando la NYX Micro Brow Pencil nel colore Ash Brown. Volevo chiedervi se vi interessava che filmassi il mio video dei preferiti del 2018. L'avevo fatto per i preferiti del 2017 e vi era piaciuto molto. Però ormai è già febbraio, quindi non so se vi interessa vederlo lo stesso. Ditemelo anche lo lì nei commenti se vi interessa vederlo, che sarei più che felice di filmarlo. Allora, per quanto riguarda il blush, ci si può davvero sbizzarrire perché i toni color corallo, pesca, ce ne sono veramente tantissimi. Per esempio, molto molto bello è il Gold Rush di Benefit, che è un colore pescatino peach praticamente. Poi, molto bello, che costa molto meno, è l'Essence Matte Touch Blush nel colore 10 Pick Me Up. Poi ho recentemente comprato questo qua, che è di Fenty, uno di quelli stick, ed è meraviglioso. È un pesca con dei riflessi dorati che lascia appunto le guance tutte luminose. È nel colore Yacht Life. Però io oggi invece pensavo di utilizzare questo qua, che è L'Oreal Blush nel colore 163 Nectarine, ed è veramente molto molto bello, è proprio pesca pesca pesca. E a me piace metterne anche un pochino sul naso. Come illuminante invece utilizzo questo qua che è Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder nel colore Precious Petals, ed è anche questo qua un colore molto pescato con dei riflessi dorati. Poi passo a completare gli occhi, utilizzo sempre la palette di BH Cosmetics e utilizzo sempre questo colore qua pescatino con un pennello piccolino. Utilizzo la bacchetta di Sambuco questa volta, lo applico nella rima inferiore. E poi utilizzo sempre quel corallo che abbiamo usato prima della Dream Street e lo applico in questo nella rima inferiore, cercando di avere un po' la mano leggera per evitare di fare un po' un effetto congiuntivite. E poi utilizzo un pochino 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 di quel marroncino che abbiamo usato prima attaccato
alla rima, concentrandolo soprattutto nella parte esterna. Poi riapplico un pochino di Trixie perché quando puliso il fallout è andato un po' via. E ora come mascara utilizzo il Lash Princess di Essence. E anche per quanto riguarda le labbra c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Ho qua diverse opzioni. La prima è questo gloss qua di Yves Saint Laurent, che è il Gloss Volupté nel colore 204. Un bellissimo color pescato, anche se è molto trasparente, non si vede molto sulle labbra. Poi molto molto bello è anche questo colore qua di MAC, che è nel colore Impassionate, che è praticamente proprio un rosso corallo, rosa corallo accesissimo. Però visto che questo trucco occhi è molto molto acceso, stiamo un pochino più sul nude. E utilizzo questo qua, che è un gloss di Yves Saint Laurent, sempre, che si chiama Vernis à lèvres Vinyl Cream, che è praticamente come un rossetto liquido ma glossato e dura veramente tantissimo. Io da quando l'ho comprato l'ho usato praticamente tutti i giorni e secondo me vale veramente i soldi spesi. Comunque, anche se non ve l'ho fatta vedere, ci sono un sacco di alternative economiche, però io semplicemente non ne avevo qui i colori. E niente ragazzi, termina così il mio video, spero che vi sia piaciuto. A me questo colore piace veramente tanto, come vedete anche dal fatto che ho fatto pure i capelli di questo colore, più o meno. E niente, come avete visto, si può fare un trucco simile comunque utilizzando più o meno la stessa famiglia di colori con moltissimi prodotti, ce ne sono veramente tantissimi sul mercato, sia high-end sia meno costosi. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, lasciatemi nei commenti i vostri suggerimenti o le risposte alle domande che vi ho fatto durante il video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!